Ditemi quando vado. Vado. Allora, buongiorno a tutti. Allora, mi senti? Buono. Blog design workshop. Come costruire un blog di successo? Allora, per chi non mi conoscesse, brevissima introduzione. Sono Laura Lonighi e nasco come web designer freelance. Mi sono specializzata negli anni nella realizzazione di blog per freelance e blogger. Ho un sito web, un blog online che si chiama Unicorn Design, e dove potete leggermi. Scrivo quando mi va, non ho un calendario editoriale, mi sono stufata dei calendari editoriali. Vi invito a twittare l'evento con l'hashtag blogdesign e FDR15, se vi va ovviamente. Allora, il workshop è incentrato sul design dei blog, quindi ho pensato a 10 punti che vi possono servire per indirizzarvi, orientarvi sulla creazione di un blog. Il design è l'ambasciatore silenzioso del vostro brand. Parleremo in questa lezione molto di design e molto di brand, perché voi online siete il brand di voi stessi. Quindi riuscire a creare un brand di successo vi aiuta a esprimere la vostra personalità online. Prima domanda, quindi primo punto per creare un blog di successo è chiedervi chi siete voi? Che è una domanda che sembra stupida, ma in realtà c'è gente che ha il blog online ma non ha ancora capito chi è e quindi dopo un po' chiudono il blog perché non si sono stufati di scrivere e nessuno li legge. E infatti l'80% dei blog viene abbandonato dopo soli 3 mesi dalla nascita. Questo perché? Perché i blogger o aspiranti tali hanno una cosa in mente: voglio diventare famoso, punto. Però non è che è finita lì per diventare famosi, se proprio volete diventare famosi, il percorso è lungo, quindi in realtà il vostro scopo dovrebbe essere un altro, principalmente. Non siamo tutti Chiara Ferragni, ce n'è una e basta. Quindi chiedetevi, per cosa desidero che il mio blog sia ricordato? Facciamo un esempio concreto: nel mio blog la mia mission era quella di creare un blog dove altri blogger potevano trovare ispirazione sul design dei blog e quindi riuscire a realizzare un blog in maniera autonoma senza dover per forza ricorrere a un web designer. Quindi io inizialmente ho iniziato a scrivere tantissimo di tutorial, scrivevo solo di tutorial. Dopo un anno o due mi sono anche un po' stufata di scrivere solo di tutorial e quindi ho iniziato a scrivere più della mia professione. Il target, altra cosa fondamentale che in generale i blogger tendono un pochino a sottovalutare. Nel vostro blog ci siete voi, ma prima di tutto c'è chi vi legge. Voi dovete sempre e solo focalizzarvi sui vostri lettori e chiedervi: chi vi legge è un lettore, ma è un lettore che un domani potrebbe diventare un vostro cliente? Sì, no, perché? Dovete scrivere di conseguenza e chiedervi quindi cos'è che il mio target vuole leggere? Perché voi provate a guardare, ci sono un sacco di blog un po' tutti uguali che scrivono delle stesse cose. Quindi in realtà l'idea che sta dietro a un blog è una cosa che non si riesce a decidere in un giorno. Per essere innovativi ci vuole un bel po' di ricerca, un bel po' di tempo e anche un pizzico di fortuna e tanto sacrificio. Quindi chiedetevi chi o chi vorreste che vi leggesse. Dovete focalizzarvi proprio sul lettore, non dire semplicemente è una donna di 20 anni a cui piace il fashion, per esempio. Cercate sempre di andare nello specifico, nel più specifico possibile. Più, come
come dire, date una personalità, date proprio un volto alla persona che vi legge e meglio è. Se voi navigate, siete comunque parte della rete in maniera attiva, ci saranno delle personalità del web che vi piacciono più di altre, io suppongo, e che vi piace leggere. Provate a pensare quando scrivete, io voglio scrivere per quella persona, perché voglio arrivare al punto che quella persona mi legga. Io il grande, diciamo, salto di qualità l'ho fatto quando ho iniziato a pensare, voglio che quella persona e quell'altra persona mi leggano. Quindi voglio creare contenuti di qualità per quel tipo di persona e per quel tipo di target. Perché ricordate sempre che, soprattutto online, le persone simili si attraggono. La cosa degli opposti si attraggono per me è una balla stratosferica. Più si è simili e più ci si attrae. Quindi se voi create dei contenuti che vi rispecchiano, andrete ad attrarre persone che sono simili a voi e che quindi condivideranno i contenuti che scrivete. E questa è una cosa importantissima. Io l'ho visto proprio sulla mia pelle, che ho iniziato a pensare, a dirmi, io voglio scrivere e voglio piacere a quelle persone. È chiaro che prima devo piacere a me stessa, cioè quello che scrivo deve piacere a me. Però poi con il tempo effettivamente mi sono accorta che quelle persone hanno iniziato a notarmi e hanno iniziato ad apprezzare quello che scrivevo e a condividerlo. E quindi il networking inizia a lavorare per sé quasi. Fin qua tutto chiaro, se volete fare domande fatele. Capire il target e gli obiettivi ti obbliga a scendere dalle nuvole dell'entusiasmo e a capire subito se il tuo progetto può avere successo o meno. Ricordate sempre che scrivere su un blog è di per sé un progetto che può avere successo o meno, quello sta a voi, è al vostro tempo, all'impegno che ci mettete e al sacrificio anche che ci mettete, perché è fondamentale, soprattutto all'inizio, dove non vi conosce nessuno, che bisogna sbattersi, cioè scrivere su un blog è un lavoro come un altro. Quindi capita che magari voi avete il vostro lavoro e parallelamente alla sera vi mettete lì e scrivete. L'ho fatto io, lo possono fare tutti. Dopo un po', continuando a perseverare, vedrete che i risultati arrivano. Ovviamente se comunque il vostro progetto è qualcosa di moderno e di non visto, perché se mi fate il blog di cucina con le ricette, ragazzi miei, è un po' più dura. Ma se mi fate un blog vegano, per esempio, di ricette scandinave, già lì è qualcosa che non si è mai visto e che potrebbe a me, per esempio, da vegana, interessare. Altra cosa, gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi del vostro blog? Devono essere smart. Un obiettivo, cosa che sento continuamente dire, io voglio diventare famosa con il blog, non è un obiettivo. Cioè, non è un obiettivo che potete perseguire da qua a un mese e sperare che con 5 post al mese voi diventiate super famosi, super ricercati. Quindi, SMART è una sigla americana, S sta per specifico, quindi il vostro obiettivo deve essere specifico e anche realistico. Come vi dicevo prima, voglio diventare famosa, non è un obiettivo molto realistico, quantomeno nel breve periodo. Deve essere misurabile, quindi mi porta dei soldi, quanti soldi mi porta? Ve lo dovete scrivere quanti soldi volete fare col vostro blog, che non è necessariamente scrivo per aziende o scrivo e mi pagano perché scrivo. Può anche essere, nel mio caso, io non mi reputo una blogger nel senso lato del termine, cioè io scrivo per la mia professione perché sono web designer, vendo siti, quindi io scrivo per attrarre clienti che mi dicono voglio il sito web e voglio che sia tu a farmelo. Per me funziona, quindi il mio obiettivo è centrato perché scrivo e la gente mi chiede i preventivi e i preventivi li accettano. Deve essere attuabile, conseguenza. E altra cosa, deve essere temporale, cioè voi avete un obiettivo, in quanto tempo volete raggiungere questo obiettivo? In 3 mesi, in 1 anno, in 5 anni? Dipende dall'obiettivo che avete. Consiglio spassionato, quando create un progetto per un blog,
suddividete il vostro obiettivo per tempo. Quindi vi dite che il vostro mega obiettivo, per farvi un esempio, è da qua a 2 anni. Però da qua a 2 anni a guardare l'obiettivo vi viene l'ansia, sicuro, fidatevi. Quindi cercate di spezzettarlo, dire allora tra 3 mesi voglio arrivare qua e quindi vi create un piccolo obiettivo, tra 6 mesi voglio arrivare qua, quindi un altro obiettivo, tra 1 anno qua, fino ad arrivare al 2° anno dove avete centrato l'obiettivo. Cercate di spezzettare, è una cosa psicologica che vi aiuta a non farvi prendere dall'ansia e dal pensiero del non ce la farò mai. Ce la potete fare, basta spezzettare. Per approfondire, adesso qua non si vede, però ogni tanto vi butto lì un post che potete andare a leggere sul blog che rimanda ai vari punti. Poi se volete le slide, non so come funziona, se le slide le passano, se le slide le volete, mi lasciate la mail e domani vi mando tutto. Altra cosa fondamentale, il logo. Qua potremmo aprire un capitolone che stiamo qua fino a sera, perché io una cosa di cui mi sono accorta purtroppo è che in Italia non c'è la concezione del logo, cioè la gente non sa che cos'è un logo. Tutti hanno questa cosa del header, che è l'intestazione del vostro sito web e del vostro blog, dove il logo è grosso così ed è agghiacciante, tipo con donnine, loghi di donnine orribili, oppure loghi enormi tutti spixelati, font agghiaccianti, tipo che il Comic Sans in confronto a un bel logo, è un bel font, scusate. Quindi, come deve essere un logo? Allora, adesso io non ho la pretesa di spiegarvi in 2 minuti come si fa un logo fatto bene, però magari qualche linea guida che vi aiuti a capire quando un logo è tale ed è fatto bene e quando non lo è, spero di riuscire a farcela. Quindi, qualche caratteristica, diciamo le più importanti, che deve avere un logo. Prima di tutto il logo deve essere semplice, cioè io magari sono fissata perché sono per il minimal sempre e comunque, però la prima cosa che deve avere un logo è che deve essere semplice. Esempio, che più di così si muore, il logo della Apple. Cioè voi quando vedete la mela morsicata sapete che quella è la Apple. Fin qua ci siete. Memorabile. E vi ho messo il logo di FedEx e voi direte, beh, cioè, che cos'ha di memorabile il logo di FedEx? Niente, perché cioè, non è che vederlo così non vi entusiasma, non vi fa battere il cuore, diciamo. Però se io adesso vi dico, adesso voi sapete tutti cos'è FedEx, fa trasporti, se io vi dico che lì c'è una freccetta, voi la vedete? Che dà proprio la sensazione del trasporto. Guardate lo spazio bianco tra la E e la X. La vedete? Una freccetta che va di là. E adesso dite, ah, adesso è memorabile o no? Quindi giocare con gli spazi. Voi non considerate sempre il font e i colori. Guardate anche lo spazio intorno che prende un determinato font, perché potete giocare con gli spazi. E un logo che vi sembra niente di speciale, tutto d'un colpo vi diventa un logo memorabile. Adesso ogni volta che vedrete FedEx vedrete sempre quella freccetta. Altra cosa che deve avere un logo deve essere moderno. Starbucks è un logo degli anni 70 perché l'azienda è nata negli anni 70, la sirena con le 2 code e è stato realizzato quindi 40 anni fa, però voi lo guardate ed è ancora bello, è ancora moderno, perché guardate le linee tutte ondulate che ha, secondo me è uno dei loghi più belli che siano stati realizzati. E anche lì voi guardate la sirena con lo sfondo verde e vi viene in mente subito che è Starbucks. Deve essere un evergreen, quindi deve durare nel tempo. Esempio classicone, Coca-Cola. Anche lì Coca-Cola la vedete e capite subito che è quello. Deve essere proporzionato, adesso qua non si vede, però il logo di Twitter è stato creato con tutta una serie di cerchi più grandi e più piccoli
e lì ve lo fa vedere, purtroppo è un po' troppo chiaro quindi non si riesce a vedere, però quando vi manderò le slide vedrete che tutto intorno c'è una serie di cerchi che vanno a creare proprio il simbolo dell'uccellino di Twitter, quindi proporzionato, che si lega anche a versatile, cosa che la gente tende a dimenticare, che il logo deve essere grosso così e stare su un biglietto da visita, ma può essere anche grosso così e stare sulle vetrofanie. Pensate a Mac ha il simbolo che sta sul packaging di un rossetto, però quando entrate da Mac, che ci sono le vetrofanie, il logo è grosso così. Quindi pensate sempre a scalare in grande e in piccolo. Il mio logo in piccolo si legge ancora, si vede oppure no? Se non si vede, state lavorando male. Se lo cambio di colori, si vede ancora, si capisce che quello è il mio logo. Provate a pensare sempre a Mac, che Mac spesso fa delle edizioni limitate dove il packaging ha lo sfondo rosso, si riesce comunque a capire che quello è il logo di Mac. Tutto chiaro fin qua? Facciamo un gioco. Cosa vi fa venire in mente questo logo? Questo secondo me è uno di quei loghi che racchiudono tutti i 6 punti che abbiamo appena visto. Ed è stato disegnato dallo studio UnDesign, che è uno studio di Torino. Loro fanno solo loghi e li fanno bene. Cioè, secondo me in Italia sono il must. Che vi viene in mente? Potrebbe essere un logo di... No. Cosa vi fa venire in mente quella linguetta? Vi do un aiuto. No. 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 Decisamente no. Guardate il movimento che fa quella linguetta. No. Il circolo dei lettori. La C sta per C, circolo. La linguetta del libro che si gira. Secondo me questo è uno dei loghi più belli in assoluto. È difficile, però adesso tu non te lo dimentichi più. Tu vai a vedere il sito, c'è la C col circolo dei lettori, poi loro hanno creato tutta una serie di marketing che ci gira intorno, quindi le magliette, qualsiasi cosa, ed è un logo che secondo me si fa ricordare. Chiaro, pulito, lo puoi scalare finché vuoi, grande, piccolo, è memorabile, perché a mio parere c'è l'idea della pagina che si sfoglia, io non ci sarei mai arrivata. D'altro canto sono UnDesign. Esercitazione: se dovete creare un logo, stampate il vostro logo su un foglietto dei cartoncini 8x5, che è la dimensione dei biglietti da visita, e li distribuite ai vostri amici. I vostri amici non devono sapere del vostro progetto. Se vi dicono l'idea che avete in mente, vuol dire che avete centrato l'obiettivo e state lavorando bene. Se vi dicono cose astruse, astratte, cancellate, vi tocca rifare. I colori. Altra cosa, ultima cosa sui loghi. Ricordate che un logo è per sempre. Quindi... un logo che fate a 25 anni, ve lo portate dietro possibilmente per tutta la vita. Può esserci un redesign del logo, però in teoria il logo quello è. Io quando ho iniziato la mia attività avevo 24-25 anni e mi sono inventata sta cosa dell'unicorno, perché era bello, non so, l'unicorno, l'iconografia dell'unicorno era così sognante. Io ora ho 30 anni e il logo dell'unicorno lo odio. Perché tutti quando mi vedono mi dicono: ah, tu sei quella dell'unicorno! Sì, ma non c'è solo quello in realtà, però ormai sono etichettata per la sognatrice, eccetera, eccetera. Che... Quindi mi raccomando, se siete insicuri, piuttosto l'immaginetta
non mettetela nome e cognome, se siete voi o se avete il vostro progetto, nome del progetto con un bel font, fatto bene, pulito, e siete a posto. Colori. Allora, colori del blog, ma visto che abbiamo appena lasciato la realizzazione del logo, facciamo un piccolo gemellaggio e vi dico che i colori del vostro logo, del vostro blog, parlano per voi o parlano per quello che di cui voi scrivete. Quindi se io vi parlo per esempio di in generale bio, vegan, faccio un blog su tutti gli aspetti bio e salutari, a voi vi viene in mente subito il verde e il marrone, cioè è abbastanza improbabile che vada a fare un sito rosso per il bio, io non ne ho mai visti. I colori trasmettono ciò che voi volete comunicare alle persone. Esempio, stando sui loghi, il logo di McDonald's di che colore è? Giallo e rosso. Siete sicuri, sicuri, sicuri? Provate a pensare, il logo di McDonald's ha la M gialla, ma lo sfondo non è più rosso, è verde. Perché? Esatto, McDonald's è un'azienda che ormai si è, posso dirlo, sputtanata. Cioè, ormai la gente non ci vuole più andare a mangiare da McDonald's, quantomeno gli italiani, che noi, cioè, se mangia bene. Il rosso cioccava troppo, stava troppo, portava con sé dei significati che sono purtroppo dentro l'azienda, quindi macelli, mangiare da schifo e via di seguito. Se io metto il logo della M giallo con il fondino verde e inizio a preparare le paste della Barilla, le insalate, eccetera, eccetera, la vision di tutta l'azienda diventa un po' più pulita e un po' più carina. Quindi la gente inizia a venire a mangiare, le famiglie, se prima ce le dovevi portare a forza perché i bambini volevano andare da McDonald's, adesso magari la mamma si mangia l'insalata e sta un po' meglio. Chiaro? Altra cosa, provate a pensare all'Omnintel. Anni e anni fa il logo dell'Omnintel era verde, poi è stata acquisita da Vodafone. Se voi ci pensate, andate dietro, indietro con la mente, c'è stato un lento una lenta transizione dei loghi. Piano piano nel logo dell'Omnintel ha iniziato a esserci un po' di rosso, sì, fino a che tutto il logo è diventato rosso, è diventato Vodafone. Provate ad andare a vedere in internet, vi farà vedere proprio temporalmente la trasformazione del logo Omnintel verde a Vodafone rosso. Quindi, tornando ai colori, quali sono i vostri tre colori? Io sono dell'idea, sempre per il minimal, che troppi colori nel blog non vanno bene, perché non siamo degli arlecchini. Massimo tre colori. Dovrebbe esserci sempre il grigio, scala di grigio, nero no perché è troppo peso secondo me, però un bel grigio ci sta sempre bene come paragrafi. E poi scegliete altri due colori che tendenzialmente dovrebbero essere ripresi dal logo, quindi una volta che voi avete il logo, di conseguenza i colori del blog dovranno essere più o meno quelli. Come si cercano i colori? Allora, lezione semplice semplice, non si vede niente, mi dispiace, dei colori, c'è la palette colori con metà colori caldi, quindi dal rosso al giallo, e metà colori freddi, dal verde al viola. L'idea sarebbe, ma in realtà qua ci sono mille regole per scegliere i propri colori, scegliere due colori analoghi, quindi due colori che stanno vicini tra di loro, quindi per esempio il rosso e l'arancione, e scegliere un colore complementare, quindi un colore che sta esattamente all'opposto della palette, quindi in questo caso il verde. Non è la regola, diciamo che questo serve a staccare, però vi ripeto che non è la regola. Per esempio nel mio blog io ho tutti azzurri, dall'azzurro acceso all'azzurro un po' più chiaro e sporco, quindi in realtà
lì dovete iniziare a guardare voi un po' quello che sentite voi, come il colore preponderante che vi rappresenta, e poi lavorare di conseguenza. Ho letto un bel libro tempo fa che aiutava proprio nella scelta dei colori. E chi l'ha scritto è una ragazza, una professionista, un'americana, che lei crea proprio dei loghi e di conseguenza anche dei blog per dei professionisti, quindi come core è simile al mio. Lei, quando deve creare dei loghi, pensa al cliente e gli dà una stagione. Questa cosa qua secondo me è molto bella. Quindi c'è la stagione della primavera, che ha i toni chiari dei colori caldi. L'estate avrà i colori un po' più sfumati, sempre dei colori caldi, e via di conseguenza. Lei poi ha detto anche che, per esempio, se sei se sei una stagione primavera, sei allegra, ma anche riflessiva. Dava tutta una serie di aggettivi al professionista, che io non ci credo molto, cioè non sono d'accordo. Però quando pensate a un professionista a cui dovete dare un logo, pensare che colori vi evoca quella persona. Esempio, la Rihanna, le avevo fatto un mesetto fa il logo nuovo di Fashion Bla Bla, vabbè, tu avevi già i colori, però se dovessi pensare alla Rihanna, a me la Rihanna mi evoca estate, abuso, poi magari sbaglio. Quindi dei colori accesi, come il fucsia che hai. Il magenta, secondo me, è il tuo colore, anche proprio per come, sì, per come ti poni tu, molto estroversa. Quindi secondo me è giusto. Anche qua c'è un link al blog dove spiego proprio nel dettaglio come andare a trovare i colori perfetti per il vostro blog. I font o i caratteri, altra mega capitolo su cui potremmo spendere tutta la giornata. Come scegliamo i font del nostro blog? Allora, ditemi che ore sono? 10:39. Allora, prima di partire con i font veri e propri, facciamo un passo indietro. Sapete che ci sono font per il web e altri font che invece non sono affatto per il web? Allora, i font non per il web sono quelli che, per dire, trovate su DaFont. Quelli sono font che voi potete utilizzare, per esempio, per creare il vostro logo, esempio. Se voi però quei font lì li volete mettere sul vostro sito, e quindi volete che tutti i paragrafi del blog vengano visualizzati con quel font, è una cosa che non potete fare, perché non sono font che nascono per essere letti sul web. Quindi per il web, cioè, ci sono tutta una serie di pochi in realtà font che vengono visualizzati su tutti i computer, che siano Windows o siano Mac, che sono detti font di sistema. Cioè sono quei font che voi, quando comprate il computer o l'accendete per la prima volta, su tutti i computer ci sono, e sono i più brutti. Cioè, per esempio, il Times New Roman, che è agghiacciante, il Tahoma, il Verdana e via di seguito, il Georgia, che è l'unico forse che si salva. Però realizzare un blog con quei font lì, che vengano letti da tutti i computer, è una cosa che dite che cacchio, che schifo, no? Quindi tipo 5-6 anni fa della bella gente si è inventata dei font che nascono appositamente per essere visualizzati sul web, e si chiamano per l'appunto web font. Ne hanno iniziati a fare una decina, poi hanno preso piede, adesso ce ne sono una svagonata. Se volete farvi del male, andate su My Font, e lì ce ne sono da perderci gli occhi, a pagamento. Ce ne sono alcuni che sono abbordabili, altri che costano un rene, o anche entrambi. Come si scelgono i font? Allora, la mia idea, sempre per il minimalismo, è che ogni blog deve avere due font. Niente mappazzoni di font, 20 font per sito, no. Due font. Un font per i titoli e un font per i caratteri. La mega distinzione tra i font è i sans serif, i serif e gli script.
Allora, i serif sono i font che in italiano noi chiamiamo graziati, quindi sono i font con le grazie. Il Times New Roman è un font graziato, il George è un font graziato, eccetera. Esempio, allora in basso, cioè dove leggete per esempio Georgia Metropolitan, è il nome del font, in alto c'è il font vero e proprio. Quindi font graziati, vi dicevo prima, per esempio il Georgia è un font graziato, il Metropolitan, il French Vanilla, eccetera eccetera. I font graziati non si usano molto sul web, o meglio, sarebbe meglio utilizzarli con discrezione. Perché? Perché i font graziati sul web si fa fatica a leggerli, perché le grazie portano via pixel allo spazio, quindi un font graziato messo vicino a un font non graziato risulta più piccolo e quindi di più difficile lettura. I font graziati nascono per la stampa. Voi prendete in mano un quotidiano qualsiasi, ha il font graziato. Il font non graziato invece nasce per il web, perché è di più facile lettura, quindi non stanca neanche l'occhio. Voi poi pensate che la lettura su stampa o su web è completamente diversa. Io prendo il giornale, apro il quotidiano e inizio a leggere. Sul web io devo scorrere per leggere, quindi la lettura è completamente diversa. Sans serif, quindi invece font non graziati, abbiamo il Brandon Grotesque, che è il secondo, l'Avenir Next, che andava di moda 3-4 anni fa, adesso un pochettino meno, il Gotham, il Futura e l'Helvetica. Allora, adesso che spaccano, che vanno super di moda, c'è il Brandon Grotesque, che secondo me è il font per antonomasia, cioè a me fa morire il Brandon Grotesque, e un altro bellissimo è il Gotham. Il Gotham è il font che è stato scelto per la campagna presidenziale di Obama. Se voi andate a vedere il sito di Obama, o comunque tutta la comunicazione di Obama, c'è tutto in Gotham. E altri font sans serif che sono degli evergreen, l'Helvetica, che non si vede ma c'è perché è super fine, e il Futura. Futura e Helvetica non sbagliate mai, anche se dovete realizzare un logo, il mio logo per esempio è in Futura, sono certa che è bello, era bello 5 anni fa e sarà bello tra 20 anni. Questi sono i font che voi dovreste andare a utilizzare quando scrivete per il web, quindi tutti i paragrafi del vostro sito, del vostro blog, dovrebbero essere visualizzati con un font che è sans serif. Anche qua non è la regola, perché tipo io 5 anni fa non avrei mai e poi mai pensato di fare un sito con i paragrafi in serif. Adesso se voi andate a vedere il mio sito, io ho i paragrafi che sono in serif e i titoli in sans serif, cioè il contrario. Quindi anche lì, grande verità del web, dipende, cioè non c'è mai una regola che è quella. La regola c'è, però poi se voi diventate bravi potete giocare e infrangere le regole. Quindi in realtà però secondo me cercate di essere minimal, cioè scegliete due bei font, spendeteli anche sti soldi per comprarvi due font, con riguardo, perché tipo non mi pareva fosse l'Helvetica, che a comprare tutta la famiglia dell'Helvetica, quindi Helvetica fine fino ad arrivare all'Helvetica bold, graziato, non graziato eccetera, partono 600 euro ed è anche tra quelli meno costosi, perché ci sono dei font che superano i 1000 euro, però magari il Brandon Grotesque a comprarlo tutto costa 300 euro, una volta che ce l'avete è vostro, siete a posto. Considerate anche però che se voi volete farvi il logo con il Brandon Grotesque dovete comprare la famiglia, sono 300 euro. Se lo stesso Brandon Grotesque poi lo volete mettere sul web dovete comprare la versione per il web e quindi sono altri 300 euro, chiusa parentesi. Quindi insomma fatevi due conti, ecco. E poi ci sono i font script, detti anche scritti a mano, che sono questi qua.
quindi che va tantissimo adesso, c'è il Jacques in basso a sinistra, che non si legge, e lo Showcase in basso a destra. Allora, premessa per questi font qua, sono tanto belli da vedere, no? Soprattutto le donne piacciono un sacco, però sti font qua tra 2 mesi sono vecchi, perché continuano a farne, cioè voi andate a vedere tra 1 mese, sti qua non ci sono più e ci sono altri font sempre scritti a mano. Io inizialmente c'ero andata in fissa con sti font qua, scrivevo non per il sito, ma tutte le grafiche del mio sito erano fatte con questi font. Poi mi sono rotta le scatole perché non davano una linearità al mio sito web e quindi li ho aboliti del tutto. Poi ovviamente dipende sempre dal target che avete voi, dal tipo di blog che avete voi. Se siete dei giornalisti e avete il vostro blog professionale su cui scrivete, questo tipo di font, anche no. A voi starebbe meglio un sans serif o un bel serif di quelli costosi. Se però magari invece voi scrivete di cose fatte a mano, eccetera, un font così ci può stare e infatti si vede un sacco. Quindi pensate sempre non solo a mi piace, scelgo quello, ma anche chi mi sta leggendo, perché un font così per un giornalista, vi ripeto, a me non dà molto la sensazione del professionale. E la cosa più difficile in realtà dei font è imparare a mixarli, quindi potete anche qua non c'è una regola, potete allineare font simili e quindi scegliere 2 font serif o 2 font non serif, oppure potete mixarli tra di loro. A me piace mixarli tra di loro proprio perché scelgo solo 2 font, voglio un font che sia serif e un font che non sia serif, e di solito stanno bene. E altra cosa, dovete andare a creare una gerarchia soprattutto per i titoli, quindi non so se è arabo, ma l'H1, H2 fino all'H6 sono i titoli del vostro sito. L'H6 è il titolo più piccolo, l'H1 è il titolone del vostro post. L'H6, che è piccolino, si deve leggere bene come l'H1, quindi dovete scegliere un font che si veda bene anche se è piccolino. Quindi lì dovete farvi un attimo di test, perché come vi dicevo prima, se voi scegliete un font scritto a mano e vi create la gerarchia così, io ci scommetto, perché è sempre così, che l'H6 scritto a mano non si legge. Quindi è per quello che io vi dico che forse i titoli stanno meglio con un font non serif, perché sono puliti, lineari. Lo so che a un occhio non esperto il sans serif, il non graziato, vi fa dire accidenti, che schifo. Però in realtà sono i font che stancano meno, anche perché poi, altra grossissima verità, quanto tempo volete dare al design del vostro blog? Cioè voi fate un blog, vi dura la versione grafica, io vi dico, 1 anno, quindi se è 1 anno potete anche permettervi di giocare un po', ma se voi volete fare un design per un blog che duri 5 anni, per esempio, dovete scegliere dei font che siano il più lineari e diciamo classici possibili, perché se mi andate a scegliere, come vi dicevo prima, un font che è scritto a mano, tra 1 anno il vostro blog c'è una cosa ghiacciante, cioè siete fuori moda. Quindi pensate sempre a proiettare il vostro blog da qua a, mettete, 5 anni. È ancora bello il mio blog sarà ancora bello da vedere tra 5 anni? Date un tempo di vita, so che non è tanto bello da dire, però date un tempo di vita al vostro blog. Poi voi se avete la possibilità di cambiarlo una volta all'anno, perché siete bravi o perché avete qualcuno che potete pagare perché vi faccia il redesign ogni anno, tanto meglio. Però sono cose su cui voi dovete andare a pensare, tutto lì. Anche qua link al post che vi spiega come scegliere bene i font del vostro blog. Esercitazione, se vi va di farla, su Pinterest create 2 mood board, quindi 2 board differenti, una
con tutte foto di colori che vi piacciono. Quindi voi potreste pensare che il vostro blog ha l'ocra e l'azzurro, iniziate a pinnare delle immagini di quei colori. E un altro, invece, un'altra board con i font mixati. Questi so che sembrano esercizi scemi da fare, però io che lo faccio di lavoro con i clienti è una manna, perché quando mi chiedono voglio il logo, inizio a dir loro ok, facciamo una board e inizio a pinnare delle cose che ti piacciono, perché così io capisco, mi indirizzo un po', riesco a capire cosa ti piace e cosa no. E anche a voi serve, se lo fate per voi, a creare pulizia e ordine nella vostra testa, vi schiarite le idee e capite cosa volete e cosa invece non vi piace proprio. Ed è una cosa che un domani avete già pronta, se per esempio il sito ve lo volete far fare dal web designer, gli date la condivisione della board e lui ha già una buona metà di lavoro tolto, perché entrare nella testa del cliente a volte ce la fai subito, a volte sono dei parti plurigemellari. Navigazione. Ecco, anche qua cosa che vedo che la gente non sa fare, non ci arrivano. È una cosa così semplice, probabilmente non ci arrivano perché la navigazione ha dentro di sé la cosa che devi pulire. Decluttering, dico sempre io, hanno scritto un libro tempo fa su come organizzare gli armadi e le case, bisognerebbe fare un libro su decluttering per siti web. Quindi ripulire di tutto ciò che non vi serve. Togliete, se dovete fare, inserire un elemento e vi dite mi serve o no, se la risposta è no, toglietelo, se la risposta è forse, toglietelo. Cioè, meno cose ci sono e meglio è, perché la gente che naviga sul vostro sito, che siano clienti, possibili clienti o lettori, non hanno così tanto tempo da spendere per cercare una cosa che devono leggere. Vogliono andare veloci, soprattutto sul web. La lettura non è come la lettura che io mi faccio di un libro, di un giornale, dove mi siedo lì con il caffè e mi concedo una mezz'ora di lettura. Sul web noi siamo abituati a surfare, dicono. Quindi io faccio la mia ricerca su Google e sto cercando un'informazione. Se il mio blog è indicizzato bene, arrivo sul tuo sito e vado alla ricerca di quell'informazione lì. Se l'informazione c'è, bene, il lettore continua a leggere. Se non c'è, piglia su e va via. Ricordatevi che alla gente non gliene frega un cacchio di voi. Gli interessa di ciò che scrivete. Quindi le informazioni che voi date devono essere il più possibile fruibili, nel minor tempo possibile. Meno click, dicono, fate fare ai vostri lettori e meglio è. Perché sono persone che rimangono sul vostro sito. Se dovete fargli fare 10 click prima di arrivare a un'informazione che cercano, la gente si rompe le scatole, piglia su e va su un altro sito. Esempio eclatante di siti fatti male è l'INPS. Quanti click dovete fare voi per arrivare a un'informazione che cercate sul sito dell'INPS? Fate in tempo a farvi venire i capelli bianchi. Il sito dell'INPS è fatto male apposta. È voluto, perché altrimenti tutta la gente che lavora per l'INPS dove finisce se io tutte le informazioni le trovo sul sito bellissimo dell'INPS? Quindi un design intuitivo permette ai visitatori di non avere bisogno di istruzioni per navigare un blog e trovare i contenuti che interessano loro. Quindi, ripeto, meno click fate fare alle persone e meglio è. Anche qua vige la regola, che, o meglio il consiglio, che prima di buttarvi sul web e iniziare a fare 20.000 sezioni per il blog, carta e penna e albero delle sezioni. Che cosa voglio sul mio sito? Che cosa invece non mi interessa tenere? Si parte sempre su carta e poi si butta tutto sul web. Se iniziate subito sul web, per esperienza, aumentate il tempo di lavoro esponenzialmente, non ce ne venite più fuori, vi tocca rifare, è una cloacca di schifo proprio. Quindi sempre per il solito pensiero della pulizia e del rigore, prima partite su carta, perché veramente dopo, una volta che avete chiare le idee, a fare il sito è una passeggiata.
Altra cosa che può lasciare un po' lì, limita la possibilità di azione da parte dei visitatori. Suona brutto, vero? Suona brutto, però è così. Meno azioni voi permettete di fare ai vostri lettori e meglio è, sempre per la famosa regola che io ho in mente degli obiettivi per il mio blog. Esempio, servono proprio i commenti sul blog? Sì, no? Perché? Sì, perché? Non è detto. Non è detto. Allora, dovete sempre chiedervi. Non è detto. Dipende il comparto. Brava. Io quando ho iniziato col mio blog avevo i commenti e mi piaceva che ci fosse gente che mi commentava al blog. Quando avevo 20 commenti sotto un post dicevo, sono una gran figa. Con il tempo, soprattutto anche per i tipi di contenuti che andavo a scrivere, che erano soprattutto dei gran tutorial, ho iniziato ad avere della gente che mi chiedeva sotto i commenti, nei commenti, come si fa questo, come si fa quell'altro. C'erano alcune cose che erano semplici, c'erano altre cose che erano delle consulenze gratuite che io facevo. E allora lì ho detto, allora Laura, tu hai un lavoro che ti porta via anche 10 ore al giorno, poi devi scrivere il post, fai le 3 di notte, poi devi curare tutti i social e poi devi rispondere ai commenti. Ha senso? Non ha senso? Nella versione nuova del sito mio che è online da giugno, io i commenti li ho tolti. I commenti non ci sono più e tutti alcune mi hanno detto te la tiri troppo. Ok, me la tiro, va bene, me la tiro. Però se uno è veramente interessato a farmi una domanda, c'è comunque un bel form di contatti in basso, basta cliccare su contatti e tu la domanda me la fai e io rispondo, perché in realtà non me la tiro così come sembra. Altra cosa, io che cosa voglio implementare con il mio blog? Nel mio caso, io volevo che le persone si iscrivessero alla newsletter, perché ho una newsletter, mi piace scrivere sulla newsletter perché è come un canale preferenziale che ho con i lettori che proprio sono degli stalker nei miei confronti, quindi mi piace scrivere a loro e sono anche un po' più personale con i contenuti della newsletter. E altra cosa da non trascurare, quando pubblicizzo un corso su Facebook, gente non si iscrive. Quando pubblicizzo un corso con la newsletter, magia, la gente si iscrive. È sempre quello il corso, i prezzi sono sempre quelli, ma non si sa come. La newsletter funziona di più, giusto per rimarcare la cosa per la gente che dice ma no, i social funzionano di più. Non è vero, perché tu vai a creare un canale preferenziale con la newsletter, cioè la gente gli dà la sensazione che quella newsletter sia scritta solo per loro, è come una lettera che tu mandi alle amiche di penna, io dico sempre. Quindi è vero, io sono convintissima di questo, io sono anche perché sui social se vuoi farti vedere devi pagare. E devi farla bene, perché la sponsorizzazione non è che cioè, tanti sponsorizzano, ma la maggior parte sponsorizza male. Quindi o impari a sponsorizzare bene, oppure invece la newsletter ce l'hai lì, non devi pagare niente, devi solo fare in modo che la gente si iscriva a sta benedetta newsletter. E come si fa? Limitando tutto il resto. Quindi se voi andate a vedere la pagina dei miei post, Unicorn Design con la Y e la K, semplice. Io ho tolto tutto il superfluo, quindi c'è un'immagine di copertina, il testo, non ci sono sidebar, non ci sono aree di contenuti, alla fine del post ci sono 2 bottoni, uno per Facebook e uno per Twitter, stop. Non c'è Google Plus, non c'è Pinterest, non c'è altro, 2, perché sono quelli 2 che uso. E sotto c'è il form iscriviti alla newsletter. Magicamente adesso la gente si iscrive di più, perché non c'è altro intorno che dà fastidio. Quindi voi dovete cercare di spingere le persone
a fargli fare quello che voi volete, però per fargliele fare dovete cercare di togliere tutto ciò che non vi interessa o che non interessa a loro soprattutto. Se voi fate un sito dove alla fine c'è iscriviti alla newsletter, poi sotto c'è commenta, condividi, ci sono 20.000 link di condivisione, sulla destra c'è la sidebar con il chi sono, anche lì 20.000 link ai social network, c'è l'iscrizione ancora alla newsletter, è tutta roba che confonde il vostro lettore. Poche cose ma fatte bene, lo dico sempre io, anche per i social network c'è gente che ha questa convinzione che io devo essere su tutti i social network. No. Quanti social network avete voi in media? Siete su tutti? Quanti sono più o meno su tutti i social network? Ok? Però quanti riuscite a gestire come Dio comanda? Due. Esatto. Quindi quello che dico sempre io è focalizzatevi su pochi social network e scegliete quelli che sono più nelle vostre corde. Nelle mie corde c'è Facebook, in realtà no, ma sono tutti lì, quindi per lavoro ci devo stare, e Twitter. Chiaro che sono su Pinterest, sono su Instagram, eccetera, ma su Instagram non lo metterò mai sul mio sito web, perché su Instagram mi faccio le foto mentre mangio la piadina. Il mio sito è un sito di lavoro, mi trovi se proprio sei stalker e mi stai cercando, ma non ti vado a mettere il link sul sito. Il link sul sito te lo metto a Facebook e a Twitter, che sono canali che sento miei e che uso con costanza e che quindi crescono. Chiaro fino a qua? Quindi navigazione, questa è un grafico tratto da un libro che si chiama Don't Make Me Think di Steve Krug. È un libro di, secondo me, almeno 10 anni fa. Io l'ho letto quando ho iniziato a buttarmi nel web design. C'è una nuova versione, perché lui è uno che ci sta dietro. Ne ha scritto anche un altro, però io vi consiglio di leggere il primo, che il primo, secondo me, cioè, ti apre la porta della percezione proprio per il web design, è una figata. È scritto bene perché è pieno di fumettini, molto, molto vintage, e lui è molto colloquiale, cioè non ti sembra di leggere un libro, ti sembra di fare una conversazione con lui. In 2 ore ve lo leggete, quindi se avete la sfortuna di essere pendolari, in 2 ore ve lo leggete, siete tranquilli. E lui vi spiega proprio, soprattutto, come deve essere la navigazione dei siti web. E lui vi fa l'esempio dei negozi. Esempio, il Brico Center. Quando voi entrate da Brico Center, se ci fate caso, in alto ci sono tutti i nomi con i vari settori. Quindi se io devo prendere qualcosa per il giardinaggio, leggo giardinaggio e vado subito là. Non vado dove ci sono i bulloni. Se io però tutte quelle etichette lì non le ho, entro nel negozio, devo prendere una cosa ma sto dentro 2 ore, oppure mi rompo le scatole e me ne vado. Questa cosa si applica papale ai siti web. Quando io creo un sito web devo realizzare delle sezioni che siano il più possibile autoesplicative. Quindi il chi sono lo chiamiamo chi sono. Io so che leggendo chi sono vado nella pagina che parla della storia del blogger o del professionista. La linguetta, la sezione blog va al blog e via di conseguenza. So che vi sembra una cosa semplice, banale, però io ho visto dei blog con delle sezioni terra, acqua, fuoco e mare. E dici, bah, ed è di food. Cioè, terra e mare, terra e acqua, terra e mare ci può anche stare, ma il fuoco, come lo grigliate, BBQ, cioè, don't make me think, alla fine comunque c'è la, ti faccio vedere la copertina alla fine, dimmi, e vai prima domanda. Sì.
Esatto. Oppure è ridondante anche quel video, perché da una parte comunque il video racchiude un altro sottocategoria. No, tu cioè, allora tu puoi pensare meno, però puoi pensare a dei collegamenti con altre sezioni. Cioè, altra cosa importante che un blog o comunque un sito deve avere, le varie pagine che lo compongono devono dialogare tra di loro. Cioè, tu non è che fai una pagina senza link. La pagina, esempio, banale, il chi siamo, io ti spiego, sono Laura Lonighi, fiorellini, cuoricini, faccio qui, faccio là, però poi alla fine ti metto lì, leggi i miei servizi e ti butto dentro a tutti i servizi che offro, oppure leggi il mio blog, ti mando in altre sezioni che mi interessano di più, perché... Metti il link a quel post che ti interessa, altrimenti tu puoi fare due cose. Tu fai delle macro categorie, che possono essere quattro, meno sono e meglio è. E se vuoi puoi usare delle sottocategorie per pulire un po'. E quindi a meno si apre una tendina sotto sulle due. Esatto. Altrimenti puoi usare, dato che tu hai WordPress, i tag. Esempio, per dirti il mio. Io potrei avere una sezione che si chiama social network, però social network, cioè quella volta che parlo di Pinterest e quella volta che parlo di Facebook, quindi dato che lì ce ne sono un bel po', perché se inizio a considerare tutti i social, anche le sottocategorie sono troppe, utilizzo i tag, che i tag ti servono anche tanto per la SEO, perché buttano su. Quindi pensa sempre c'è sempre carta e penna, pulizia, le categorie principali proprio, che penso a Arianna Chieli e mi vengono in mente quelle categorie, quali sono? E poi vai nel dettaglio, però tenere tipo 20 categorie, io ho guardato il retro del tunnel, ancora di più nel retro, nel back office, troppe, pulire. Il problema è che adesso che tu devi fare il redesign devi ricategorizzare tutti. È una legnata a manina. Eh sì. Sì, perché dimmi. È corretto come architettura delle categorie sotto categorie e tag? Sì, sì, sì. E i tag indicizzano? Indicizzano? No, no, anche le sottocategorie. Però i tag anche quelli, cioè sono pochi. Sì, ci sta. Il tag è proprio l'unità finale, quindi la parte più piccola di tutto il post, e serve a indicizzare. Non vengono utilizzati da molti, mi rendo conto, però servono. Chiaro è che anche lì devi farlo con misura, perché se mi metti 20 tag a ogni post, cioè anche lì diventa un porcaio dopo. Ecco, 4-5 va bene. Il tag, prova a pensarlo come l'hashtag. Cioè, vai su Instagram, 3 hashtag a post, bello. Quando c'è gente che non scrive niente e mette 20 hashtag, stai lavorando male. La stessa cosa. Mentre invece è brutto vedere la quantità di articoli, ad esempio, delle nostre categorie. Cioè, c'è una categoria lifestyle, abbiamo accanto per 10. Sotto categoria, per dire che dentro la categoria lifestyle ci sono 10 articoli. Dentro sotto categoria, non so, mamma e bambino. No, va bene. Va bene? Sì. C'è chi dice togliere, c'è chi dice lascia. Perché? Ecco, questo potrebbe essere un'idea. Chieditelo. Sta bene? Sì. Perché? No? Perché? Se tu effettivamente hai un blog che è appena nato e quindi hai pochi post, potrei dirti che c'è gente che dice, però... Esatto, magari pensa di adesso lo togli, lo reinserisci tra un po', quando hai almeno 100 post, allora sì. Domande? Sì. Permesso che concordo con te, che faccio esattamente lo stesso lavoro.
faccia già vista, infatti, ma no, ascolta, volevo chiedere questo: va bene fare il bound marketing, va bene fare esattamente togliere, pulire, ripulire, mi piace tantissimo questa cosa, però non è che stai passando il limite. Per esempio, togliere i commenti, tu sai benissimo che c'è il problema del SEO, e oggi io direi che un commento non è un peso da poco. È chiaro che se te dici io ho già 20.000 persone al giorno, mi leggono, bene, tolgo i commenti perché io voglio più snello, tolgo il post correlato, tolgo la barra laterale di downstream, tolgo le pubblicità perché non ci penso neanche a metterle. Questo è apprezzabile, però ti ripeto che dipende da quello che è il tuo obiettivo. Cioè, se tu il mio obiettivo non è fare visite. Cioè, a me non interessa avere 2.000 visite al giorno e 10 preventivi di cui me ne accettano uno. Mi interessa fare 500 visite al giorno e chiudere 5 preventivi al mese. Cioè, lì devi sempre pensare all'obiettivo. A me non interessa diventare famosa. Cioè, a me interessa vendere siti web. Quindi delle visite, lo so che la metrica della visita, ogni giorno a mezzanotte uno va su Google Analytics e dice: ah, ho fatto 1.000 visite al giorno, figo. Però è una metrica di vanità proprio, quindi pensate sempre per obiettivi. Il mio obiettivo primario per me è vendere siti e ho poco tempo, quindi non ho il tempo di star lì a rispondere a tutti, soprattutto quando c'è gente che mi paga per quelle cose. Quindi per me, anche per coerenza e, come dire, professionalità verso i clienti che ho, secondo me in quel caso lì era giusto togliere i commenti. Però ci sono dei blog dove i commenti ci devono essere. Giallo Zafferano i commenti ci vanno, cioè togliere l'area commenti a Giallo Zafferano non ha senso. Quindi sono d'accordo con te. Altre domande? No. Allora, cosa che non c'era scritta, cioè, o meglio c'era scritta ma non l'hanno detto. Una cosa importante che dovrebbe sempre esserci nella parte di blog, ma anche di sito web vostro, è quel piccolo campo cerca. Io vedo un sacco di blog dove il campo cerca non c'è, ed è una cosa agghiacciante, sbagliata. Ricordatevi sempre, io lo dirò fino allo sfinimento, che il campo cerca è un atto di cortesia che voi fate verso i vostri visitatori e i vostri lettori. Perché se io entro nel vostro blog e siete gente che scrive un post al giorno e quindi si fa un po' fatica in effetti a starvi dietro, e sto cercando quel post perché mi ricordo che avevate scritto una cosa che mi interessa, non sto lì a fare indietro di continuo e a vedere finché arrivo al post che cerco. Ho il campo cerca, digito la ricerca che voglio e arrivo al vostro post. Se questa cosa non c'è, siamo sempre lì. È una scortesia che voi fate a chi vi legge. Quindi mi raccomando, il campo cerca, anche per, come vi dicevo prima, la famosa questione che un sacco di gente, è più la gente che non vi conosce che la gente che vi conosce, che arriva per caso sul vostro sito web perché è indicizzato e sta cercando qualcosa. Se voi gli mettete lì il bel campo cerca, la gente digita, trova il post che vuole. Se avete scritto qualcosa che a loro piace, continuerà la visita sul vostro sito web, altrimenti andrà da un'altra parte. Quanti di voi hanno il campo cerca? Pochi. E il campo cerca è difficile, soprattutto se avete la struttura di un blog che non ha più la sidebar sulla destra o sulla sinistra. È un design che va tantissimo adesso, quest'anno qua, ha iniziato a spopolare quando ha iniziato a spopolare Medium. Quindi il campo cerca o lo mettete sopra o lo mettete sotto, ma da qualche parte lo dovete mettere, soprattutto perché, altra cosa che mi stavo per dimenticare di dire, la gente naviga da mobile.
smettete di pensare che siano tutti scragnati sul computer e sulla sulla scrivania, perché la gente ormai la maggior parte delle visite le fa col cellulare o col tablet. Quindi quando dovete fare un design o dovete prendere un web designer perché vi faccia il sito web, la prima cosa che dovete guardare è che il template sia figo da cellulare, non apritelo da schermo, non fatelo, perché ormai la maggior parte delle visite avviene da lì. Cioè io ho visto quando ho lanciato la versione nuova del sito che il 70% delle persone stava guardando il sito da smartphone. Ho detto ammazza, per fortuna che il mobile, cioè, ci sono stata dietro bene, mi raccomando. Di conseguenza sito mobile, non tutti hanno il wifi, cioè vi capita di essere col cellulare nel wifi, ma la maggior parte delle volte che voi navigate da smartphone siete fuori, quindi la banda va. Quindi dovete fare i siti leggeri, ragazzi, cioè più leggeri sono e più scheggiano. Se iniziate a metterci delle immagini che sì, sono belle, ma mi pesano 5 MB a immagine, cioè il sito non si caricherà mai più e la gente piglia su e va via, ed è un lettore che avete perso e magari anche un cliente che avete perso. Quindi pensate proprio alla banda, più è leggero meglio è. Tutti quei belli effettini di jQuery, JavaScript, non so, andate sull'immagine, vi fa il foglietto che si sfoglia, il colorino giallo che viene fuori, il più che, e tutte queste cose qua sono belli da vedere, ma non servono a niente, chiaro? Quindi cioè, io poi aborro jQuery, lo odio dal profondo del cuore, non lo voglio vedere. Altra cosa che si ricollega sempre a quella cosa dei social, tutti quei bei bottoncini che mettete di condivisione sono tutti plugin esterni. Ogni volta che voi aprite una pagina di un post, il server inizia a dialogare con la vostra pagina web e a dire devo far visualizzare la foto, il testo, il font che ho scelto, eccetera. Ma inizia anche a dialogare con i social network esterni, quindi inizia a dialogare con Google+, con Facebook, con Pinterest e con tutti i social network che ci avete inserito, ed è tutto tempo che sprecate, perché lì è tutto caricamento che continua a fare. Quindi anche per quello vi dico, cercate di comprimere i social network, perché meno social network ci sono e meno richieste il sito web fa all'esterno, chiaro? A meno che voi non vogliate mettere proprio il bottoncino classico semplice a immagine, però lì per esempio con Google+ è dura, e Google+ è quello che rallenta più di tutti, è una cosa allucinante e non lo usa nessuno quasi. Adesso non vorrei inimicarmi della gente. Piattaforma. Il tuo blog è l'hub di tutta la tua attività online. C'è gente che magari non è d'accordo con questa mia affermazione, perché faccio siti. Il blog è il centro di tutta la vostra comunicazione online. Non è Facebook, non è Twitter, non è quello che vi pare. È il vostro sito web. Perché? Per un motivo semplice. Il blog lo pagate di tasca vostra, è una cosa vostra, i contenuti che ci sono su sono vostri e ne potete disporre come più vi piace. Facebook, voi vi aprite la vostra pagina Facebook oltre che al profilo, sono contenuti che voi andate a inserire su una piattaforma che è esterna, non è vostra, è gratuita ma non è vostra. Se un domani Google si sveglia e decide che la vostra pagina non rispetta gli standard di Facebook, la pagina ve la chiudono e voi vi attaccate al tram. Vuol dire che tutti i contenuti che avete faticosamente condiviso su quel social network, tutto il database di fan che avete, voi ve li perdete in un click. Quindi è per quello che io dico che tutti quelli che vogliono essere online, quantomeno, che vogliono lavorare online, dovrebbero avere prima di tutto un sito web, da cui poi fanno partire varie diramazioni a quello che più ritengono consono. Quindi se vi sentite social, va bene con i social network. Potreste anche decidere che la vostra diramazione sono le newsletter e quindi avere una newsletter.
però il sito web dovrebbe esserci sempre, perché è il database del lavoro che fate, cioè quello ce l'avete sempre se backuppate. Vi è chiaro? Vi è chiaro? Altra cosa, meglio Blogger o WordPress? Qua andiamo un po' più sul tecnico. Blogger lo conoscete tutti. Blogger è la piattaforma di blogging di Google. Quindi quando vedete lauraloninighi.blogspot.com, quello è un blogger. Potrebbe essere anche meglio, dopo ve lo dico. Meglio WordPress o meglio Medium? Adesso c'è la gente che c'ha nella pancia sta cosa di Medium. Oppure di Pulse, che è per LinkedIn. Io sono sempre per WordPress, sempre e comunque. Perché, ritornando al discorso che vi facevo prima, WordPress voi ve lo pagate, sono contenuti che rimangono a voi. Anche Blogger vi rimane a voi, però se un domani decidete di comprarvi il dominio, è un po' più macchinoso trasferire tutti i contenuti da un sito all'altro e fare la grafica ad hoc. Quindi, per iniziare, se siete proprio alle prime armi e non sapete neanche se bloggare vi può piacere o no, può andare bene Blogger, perché così vi fate un'idea se la cosa vi piace o no, perché può anche essere che non vi piaccia, perché comunque fare blogging comporta sacrificio, vi dicevo prima, è un lavoro, quindi vi dovete mettere giù e scrivere. Se voi iniziate a scrivere 3 post e poi vi stufate, forse con WordPress avete buttato via dei soldi, mentre invece se iniziate con Blogger, magari poi vi accorgete che vi piace, allora potreste pensare di comprarvi un vostro dominio. Stessa cosa per meglio WordPress.org o WordPress.com. WordPress.com è il terzo livello, quindi lauraloninghi.wordpress.com. Non pago niente, però sono sulla piattaforma di WordPress. WordPress.org è la piattaforma che io utilizzo per condividere i miei post, quindi ho il mio dominio, lauraloninghi.com, unicondesign.com, dove come back office utilizzo WordPress. Vi è chiaro? Più o meno? Diciamo che per i progetti professionali voi dovreste utilizzare un vostro dominio a cui legate WordPress. Immaginate che WordPress.org è il motore della vostra macchina. Quindi potrebbe esserci WordPress, ma potrebbe esserci anche Joomla. È un'altra piattaforma che si utilizza, ma ormai la maggior parte dei siti web viene fatta con WordPress. Quindi il mio consiglio da tecnica è di orientarvi a WordPress, perché ci sono anche più professionisti che possono aiutarvi a creare un sito web con quella piattaforma lì. E un'altra cosa bella è che indicizza bene. Anche qua link. Template. Allora, voi avete comprato il vostro dominio, ci avete messo su un motore che è WordPress, mettiamo. Adesso dovete fare la carrozzeria del vostro sito web, dovete vestirlo e dovete comprare un template. Come faccio a scegliere il mio template? Ardua scelta. Ci sono tutta una serie di siti web online che rivendono template a prezzi praticamente stracciati. Con $50 vi portate a casa un bel template. Però, a mio modestissimo parere, ci sono siti che funzionano meglio di altri. Esempio, Lampante, StudioPress. StudioPress in Italia sta iniziando a uscire adesso. E praticamente StudioPress è un'azienda che si è inventata questo framework che si chiama Genesis, che è, mettendola semplice, è un template che voi andate ad agganciare a WordPress e che vi permette, con un po' di smacchinamento, di realizzare dei template bellissimi senza essere dei programmatori. Quindi tutta la parte di PHP ve la togliete.
La cosa bella di questi di Studio Press è che permette una personalizzazione praticamente infinita. È leggerissimo, quindi da mobile è perfetto e non costa nemmeno tanto. Considerate che i blogger, i più grandi blogger americani utilizzano Studio Press. Noi in Italia ci stiamo arrivando un pochino adesso. Altri siti dove potete andare a comprare dei template, questi sono un po' più fighetti, un po' più da donne. C'è Restored Design, che anche lui vende dei template basati su Studio Press. Molto puliti, molto chiari, però sono più per un pubblico femminile, secondo me. Però anche lì, dandogli un po' di personalizzazione, li potete anche trasformare a non diretti a un pubblico femminile. E Blue Chic è uno dei miei preferiti, sempre però per un pubblico femminile. Cosa che invece dico no è Envato Market. L'Envato è un'azienda australiana che è nata, non, sarà 6-7 anni fa secondo me, che ha iniziato a rivendere template, poi si è espansa e ha creato tutta una serie di sottositi. Quindi Envato è la mega azienda, però poi voi trovate Team Forest, dove andate a comprare i template per WordPress, per Joomla, per Magento, se dovete fare l'e-commerce, eccetera. Trovate Code Canyon, che vende codici, quindi jQuery, Video Hive per i video, Audio Jungle per comprare file audio, Graphic River per tutte le grafiche e via di seguito. Focalizzandoci su Team Forest, quindi alla vendita e all'acquisto di temi, hanno dei temi che sono bellissimi, per carità, però da personalizzare la gente impazzisce. Quindi già per un web designer deve rimanere lì una giornata per studiarsi tutta la documentazione per fare questo benedetto template. Uno che si compra il template perché se lo vuole fare per i cavoli suoi, ma vuole comprare qualcosa di già fatto e al limite cambiare i colori e cambiare i font, ci mette 3 giornate. Oltretutto la qualità è scesa molto, quindi ci sono dei template che sembrano bellissimi da vedere, poi quando li vai a comprare, a mettere a posto, vengono fuori le magagne, come dico io. E spesso e volentieri l'assistenza non è delle migliori, perché comunque il sito è gestito da Envato, però poi i template sono delle aziende esterne che caricano i template, quindi devi sperare di beccare l'azienda che ti dia supporto. Quindi per la mia esperienza, io se posso evitare Envato lo evito, perché è più il tempo che perdo. Vedi, anche il tuo adesso è così. No, è una roba agghiacciante, perché il brutto è che non c'è un format standard, cioè lì ognuno tu lo compri praticamente a scatola chiusa, perché ti fanno vedere com'è graficamente. Però a me, da tecnica, mi interessa vedere soprattutto com'è il back office. Con questi tipi di template, tu devi andare a caricare il template, però poi devi andare a caricare una svagonata di plugin dietro, che rallentano il sito, e che poi ogni volta devi andare ad aggiornare, ed è una menata, perché poi il plugin rallenta anche lì. Il plugin è un programmino che tu metti su WordPress per fargli fare una determinata azione. Quindi, per esempio, tu hai il tuo WordPress e vuoi che alla fine di ogni post ci siano i pulsanti di condivisione. Per far comparire questi pulsanti devi utilizzare un plugin e quindi devi caricare un plugin. Ci sono 20.000 tipi di plugin per fare questa cosa qua, grafica diversa, eccetera. Ogni cosa che vuoi fargli fare in più a WordPress devi metterci su un plugin.
Ti è mai capitato che vai su un sito e ti viene fuori subito il pop-up di iscrizione alla newsletter? Quello lì è un altro plugin. Sono tutti plugin, per ogni cosa che tu vuoi fare c'è un plugin. Però devi sempre ricordarti che più cose metti su e più rallenti il sito. Quindi siamo sempre lì. Meno roba c'è, meglio è. Dimmi. Sì? Va bene. Per il materiale. Sì, niente. Ciao. Quindi, ricapitolando, io eviterei... Lo eviterei anche proprio per il cliente, perché quando deve, cioè il cliente dovrebbe avere una cosa semplice da utilizzare, invece entra nel back office e si ritrova pieno di etichette che non gli servono a niente. Mentre invece quello che vi dicevo inizialmente di StudioPress, tu entri e il back office ce l'hai come WordPress classico, senza cose che non contano niente. Quindi vi ripeto, io consiglio StudioPress. Magari ci vuole un po' più di... cioè, deve essere un pelo più smanettoni, però neanche tanto. E poi comunque il sito va più veloce, siamo sempre lì. Struttura. Adesso qua non si vede, ci sarebbero dei riquadri. Come si compone un blog classico? Allora, in alto abbiamo... una banda, come? Lì si vede, qua no. Una banda che abbraccia tutto il sito, dove abbiamo l'header o l'intestazione, dove abbiamo il logo e le sezioni del sito. Il logo lo potete mettere a sinistra, lo potete mettere al centro, l'importante è che sia proporzionato, perché mi ritrovo dei loghi che prendono tutto l'header e praticamente non riesci neanche a leggere le sezioni. E un tot di sezioni che andate a inserire. Anche qua, come vi dicevo prima, massimo 7, io direi, perché esistono le sottocategorie. Pulizia. Io ho la fissa della pulizia, non so cosa dirvi. Poi c'è il content, dove noi andiamo a racchiudere i contenuti veri e propri del sito web, quindi tutti i post o le pagine. Opzionale alla destra o alla sinistra del content potrebbe esserci la sidebar. La sidebar racchiude tutta una serie di elementi che voi potete andare a personalizzare come più preferite. Se siete un blogger, io consiglio prima di tutto mettere foto, perché il blogger senza foto a me, non so, mi dà un po' da fare, con 3 righe di chi siete che poi linkano alla vostra pagina chi siamo o about. Il cerca, sempre come vi dicevo prima, opzionale se avete l'iscrizione alla newsletter, campo con l'iscrizione alla newsletter, dove basta l'email, e poi i social network alla fine. Social network, consiglio, io non andrei a mettere i plugin dei vari social network, quindi il mi piace nativo di Facebook, il box di Twitter che mi fa vedere gli ultimi tweet, la board di Pinterest, eccetera, eccetera. Perché, come vi dicevo prima, sono tutte cose che rallentano il sito e che ogni volta che tu carichi il sito deve andare a dialogare con siti esterni e quindi ci mette di più. Metterei piuttosto i bottoni sociali, dove io vado sotto alla bio della persona, clicco e vado a vedermi i suoi social network. Oppure se siete già avete già un blog da un bel po' di anni e avete certi numeri, ci sono dei plugin apposta con WordPress che vi fanno vedere per social network il numero di fan che avete. Quindi, però dovete averne di fan, perché se ne avete 200 aspettate, portate pazienza. E infine il footer, che è il piedi pagina del sito web, che può essere più o meno corposo. C'è gente che ci mette dentro la qualunque, quindi dai post più letti agli ultimi commenti ai tag, che io sconsiglio perché non danno nulla alla lettura, eccetera eccetera. Altrimenti super pulito, riga di copyright, partita IVA se siete dei professionisti, mi raccomando, la partita IVA ci va se voi vendete con quel sito web o comunque state vendendo dei servizi,
email o comunque link che rimanda alla pagina dei contatti. Ok, adesso andiamo a vedere tutta una serie di pagine che secondo me dovrebbero esserci, non tutte, ma alcune sono fondamentali, in ogni blog. Mi dici l'ora? Ok. Allora, prima di tutto About Page, la pagina Chi siamo. Io se vado sul sito di un blogger ci finisco perché sto facendo una ricerca o perché sto cazzeggiando. La seconda cosa che vado a vedere se quello che ho letto mi piace è chi è. Cioè, io sono curiosa, sarò stalker. Esatto. Se c'è la foto, meglio ancora. Non so come mai in Italia, alcuni, la maggior parte la mettono, però ce ne sono ancora tanti che la foto non la mettono. E non so il perché. Non vorranno apparire, non lo so. Come si struttura un about page? Allora, foto, secondo me ci deve stare, e poi tutta una serie di contenuti che qua voi dovete dosare. Fare l'about page, secondo me, è una delle pagine più difficili da scrivere, perché finché la dovete fare per il cliente è semplice, ma quando la fate per voi, capire chi siete non è così immediato, anche perché dovete dosare il chi siete voi e che cosa volete far leggere di voi alle persone. Non è così immediato, soprattutto se state cercando di vendere dei servizi, come nel mio caso. Io non potevo scrivere, per esempio, il mio passato lavorativo, perché scuole che fanno web design in Italia non esistono. Cioè, se vuoi essere bravo ci diventi perché sei uno smanettone, però scriverlo non è molto bello. E poi oltretutto io ho una laurea in restauro, quindi cioè, mi scelgono subito se lo scrivo. Quindi devi cercare di mettere in luce ciò che fai di bello, ciò che hai fatto di bello finora, e mettere sotto il tappeto le cose belle che però non danno utilità alla tua professione. Devi essere professionale ma non troppo, è sempre un equilibrio. Quindi secondo me una cosa carina per spezzare un po' le esperienze lavorative che hai avuto è scrivere qualcosa su di te di personale ma non troppo. Cioè, per esempio, io adesso non ricordo, ma nel mio dovrei aver scritto che ho sempre avuto la convinzione che volevo andare a vivere in una grande città e invece ho scoperto che voglio stare a Mantova perché la città grande mi dà l'ansia, cioè il traffico, campagna. E quindi sono quelle due o tre cose che tu scrivi per renderti più umana all'occhio del lettore, che però non sono così personali, chiaro? Alla fine, i contatti sociali. Io nel mio caso ho messo Twitter e Facebook perché sono quelli che utilizzo sempre. E in più, solo nella pagina del chi sono, ho messo il link a LinkedIn. Secondo me il link a LinkedIn ci può stare nella pagina del chi sono. Chiaro che dovete avere una pagina LinkedIn fatta bene. La mia non è fatta così bene, però LinkedIn mi dà da fare, che ve devo dire. Altra pagina che questa è opzionale, è la start page. Secondo me la start page la fai se il tuo progetto di blog è un progetto dove ci sono più persone che scrivono su quel blog. Quindi tu di fatto stai spiegando che cosa i lettori troveranno su quel blog. In questo caso qua, questo è un sito, le Sitz Girls, è un blog di americane. Secondo me è un gran bel blog perché in pratica loro danno consigli e tutorial a chi vuole diventare blogger. Non nella concezione che abbiamo noi italiana di blogger, ovvero cazzeggia su internet, ma di gente che scrive e vende con il blog, quindi vende. Quindi loro ti dicono che tu sia all'inizio e quindi ti servono soprattutto le nozioni tecniche per mettere su un blog, sia che tu sia già una blogger avviata e stia cercando una community con cui interagire, con cui confrontarti, qua sei sul posto giusto
e in 5 righe ti spiegano che cos'è il sito. Contact page. Contact page banale, se vuoi scrivermi mail e schiacci sulla mail, ti si apre il form e inizi, cioè ti si apre la mail proprio del vostro programma email e mandate la mail, banalissima. Un po' meno banale, form proprio vero e proprio, dove vai a inserire nome, cognome, il messaggio, invii. Un po' più sgamona, come dico io, qua non si legge ma ve la spiegherò. Questa è la pagina dei contatti di Alimese, che secondo me è un gran figo online, infatti fa dei numeri fotonici. Lui fa offre consulenza tecnica, diciamo, ai professionisti un po' su tutti gli ambiti del web, quindi dalla creazione dal design di un sito web al trasferimento di un sito, non so, da blogger a WordPress, offre servizio di SEO, eccetera, eccetera, offre vari servizi. E quindi lui vi dice che cosa ti serve, e ci sono tutta una serie di spunte che tu puoi fare. Per esempio, mi serve una consulenza di SEO, e vai a spuntare quello. Qual è il tuo budget? Cioè, vuoi spendere dagli 0,500 dollari o, non so, dai 1.000 ai 3.000 dollari, e vai a sceglierlo, e eventualmente gli vai a mettere il messaggio, così lui quando riceve la mail sa già più o meno come si deve rapportare a quel professionista. È una cosa simile ma un po' più semplice alla pagina dei contatti che ho fatto io ho messo anch'io nome e cognome, però poi ho messo un campo di risposta multipla dove chiedo perché mi stai contattando, e ci sono, mi pare, 3 o 4 scelte. Ti contatto perché ho letto il tuo blog, e quindi, dato che non c'è l'area dei contatti, ho letto il tuo blog e ti voglio scrivere a proposito di, e mi lasci il messaggio. Oppure ti contatto perché voglio lavorare con te, e quindi lavoro che arriva. Oppure ti contatto perché vorrei che organizzo una manifestazione, vorrei che venissi a parlare al mio evento. Quindi io so già più o meno che cosa vuole la persona che mi ha scritto. E questo mi sono resa conto che è essenziale inserirlo, e te ne accorgi con l'esperienza. Io inizialmente, a volte mi capita ancora, mi scrive della gente che: ah, bello il tuo sito, avrei bisogno di una consulenza. E io rimango lì e dico: sì, ma di cosa? Perché c'è, io cerco anche di essere abbastanza, mi sembra di essere stata molto chiara, ormai mi avete abbastanza conosciuto, che sono abbastanza così, col paraocchi. Ho 3 servizi: siti web, visual communication, email marketing. Non è che faccio chissà che. I social li ho tolti proprio, eppure c'è gente che poi mi scrive e dice: vorrei che gestissi i miei canali sociali, oppure vorrei che scrivessi dei contenuti per il mio sito. Ma io non faccio web writing, faccio siti web, però c'è gente che ancora non ci arriva, non so il perché. Quindi più cercate di essere, limitare le azioni, quindi voi lì gli mettete 3 azioni che loro possono scegliere, e siete già un po' più con le idee chiare quando vi scrivono. Perché? Perché è tempo che guadagnate dopo. Cioè, sono tutte stupidate che però messe insieme ottimizzano il tempo, e visto che di tempo non ce n'è mai, lavorate adesso, quindi spendete del tempo, ma dopo è tutto tempo che vi torna indietro, perché altrimenti poi dovete iniziare a mandare svagonate di email per capire che cosa benedetto vuole questa persona da voi. Newsletter page. Se pensate che nel vostro piano per il blog ci sia l'invio di newsletter, prevedete una pagina di iscrizione alla vostra newsletter. La potete inserire nella sidebar, però io vi consiglio di fare anche la pagina della newsletter, perché se voi dopo, come faccio spesso io, volete condividerla su Facebook o sui canali sociali, come fate a condividerla se ce l'avete solo sulla sidebar? Invece, un metodo che funziona per tirare su gli iscritti è sui vostri canali sociali scrivere: ehi, tra 2 ore
spedisco la newsletter. Se non sei ancora iscritto e vuoi leggerla, iscriviti qua e gli linkate la pagina. Questo è il metodo più semplice per far crescere. Si vede lì sotto, c'è scritto il tuo nome e la tua mail, e io gli spiego che non scrivo sempre, cioè non ho settimanalmente che mando la newsletter, mando solo quando l'ho scritto proprio, scrivo solo quando ho qualcosa di bello e interessante da raccontare, però spedisco rigorosamente il lunedì alle 5 di pomeriggio, perché così la gente sa che a quell'ora riceve la mia newsletter. No, questa è una pagina, è come l'about page, la puoi inserire o in alto, però io non avevo spazio poi là in alto, mi faceva le due colonne, le due righe, scusa. Quindi ho la pagina newsletter che c'è in fondo nel footer, ho contatti e newsletter, e poi ogni post alla fine comunque c'è il form dove tu ti puoi iscrivere, e la maggior parte di gente si iscrive quando legge il post, cioè io ogni volta che pubblico ho gente che si iscrive ogni volta, quindi se tu sei costante a scrivere sul blog la gente si iscrive di conseguenza, il problema è essere costante. La squeeze page, cosa che pochi conoscono, è una pagina, una specie di landing page diciamo, dove tu offri un contenuto gratuito ai tuoi lettori che vuoi in una qualche maniera fidelizzare. Questa qua è la squeeze page di Nathalie Lussier, che è una figa, perché cioè come fa business online lei, secondo me non ce n'è nessuno, e lei ha creato questa pagina, questa squeeze page, dove se tu ti iscrivi ricevi per 30 giorni una sua newsletter in cui ti spiega come aumentare gli iscritti in 30 giorni della tua newsletter. Chiaro? È impossibile farlo in 30 giorni, perché io mi sono iscritta, a un certo punto al giorno 10 ti dice scrivi un ebook e offrilo gratuitamente ai tuoi iscritti, perché lo scrivo in due ore un ebook, no? Però è un modo per tirar su gente, offrire dei contenuti gratuiti che possono essere l'ebook, possono essere il calendario editoriale per blogger, io avevo creato quello che più vi viene in mente che possa interessare il vostro target. Landing page, stessa cosa della squeeze page, ma state offrendo un contenuto a pagamento. Una cosa che potrebbe funzionare, secondo me, a livello di business è: prima create la squeeze page, dove per esempio dovete vendere un ebook o un corso. Fate la squeeze page dove dite ai vostri lettori di iscriversi alla vostra newsletter, quindi guadagnate degli iscritti. Uno, offrite un contenuto gratuito che potrebbe essere le prime 10 pagine del vostro ebook che volete vendere, oppure non so, un video gratuito del vostri webinar che volete vendere, oppure ancora uno sconto del tot per cento al corso che state per lanciare tra due mesi. Così avete fidelizzato il lettore, e poi tra un tot di tempo che decidete voi lanciate la landing page, dove nella landing page invece andate a vendere un qualcosa che potrebbe essere un corso, come in questo caso questa è la landing page della CPB Academy, che non so se conoscete, sono belli famosi ormai, loro si occupano di business online per donne diciamo, e la landing page deve essere il più minimal possibile, non perché lo dico io ma perché voi dovete vendere, cioè la landing page serve per vendere, basta. Quindi non devono esserci sezioni in alto, non ci sono normalmente le sezioni che voi vedete nel sito, nella landing page non ci sono, non c'è il footer, non c'è sidebar, c'è solo il contenuto che spiega ciò che voi volete vendere, e più volte nel testo ripetuto il bottone dell'acquisto, basta. Cioè lì l'obiettivo è vendere, quindi tutto il superfluo lo dovete togliere. Addirittura una landing page come Dio comanda
dovrebbe aprirsi in un'altra pagina. Cioè, io se ho un post dove vendo il mio corso, non è che schiaccio e carico da quella pagina lì, mi si apre un'altra pagina con la landing page. Però vabbè, questa minuzia. Risorse, allora, un libro e un blog. Il libro è quello che vi dicevo prima di Steve Krug, che secondo me, cioè, è vecchiotto ma fa ancora la sua bella figura, e un blog di Marianne Mentley per imparare qualcosina di più sul design proprio applicato ai blog. Quindi lei fa svagonate di post, da come trovare i font a come trovare i colori, le strutture del blog, cosa metterci e cosa no. È il suo target è femminile, ma secondo me quello che scrive può valere benissimo anche per un blog indirizzato più al pubblico eterogeneo maschile. Ok, e poi se volete, se vi vuole formazione, quest'estate ho fatto una piccola rubrica di formazione sotto all'ombrellone, quindi ogni settimana pubblicavo un post per formarsi. Quindi c'era la prima settimana con i libri da leggere per il brand design e il marketing, seconda settimana le newsletter, che secondo me sono fighe da leggere perché sono fatte bene sia come contenuti che come progetto di business online, e infine i blog, quelli meno seguiti che un po' non conosce nessuno, di marketing, che potete andare a leggere e su cui potete imparare qualcosa di nuovo. Io credo di... ultima frase, tutto quello che desiderate è un passo oltre la vostra paura, quindi forza e coraggio, che fare un blog è niente, è il dopo, ma se perseverate, vi ripeto, tanto sacrificio all'inizio, dopo il successo arriva, o comunque gli obiettivi che vi siete prefissati arrivano. E io sono il caso, come dire, sono l'esempio umano, perché sono vergognosissima e timidissima, ma sto parlando alla festa della rete, quindi pacche sulle spalle per me. E grazie. Se avete domande, altrimenti sprizzone. Sì, allora, blog in due lingue, c'è un plugin, come ti dicevo prima, che si chiama WPML, che è proprio un plugin per la doppia lingua sui siti in WordPress. Quindi tu fai il tuo sito nella lingua quella che decidi tu, la primaria. Dopo, quando installi quel plugin lì, gli puoi andare a scegliere tutta una serie di lingue, quelle che preferisci tu, e ogni volta che scrivi un contenuto nella lingua originale, quindi non so, fai un post in italiano, hai accanto un tastino della lingua dove, schiacciando, rifai quel post lì, ma in inglese, per esempio. Te lo duplica, tu hai come se fossero due post, ma lui capisce che in realtà il contenuto è sempre quello, solo che è in due lingue. Quindi anche per la SEO quello lì è perfetto. Ma tu visivamente è uguale. Semplicemente switchi. Esatto. Lì hai addirittura il link che tu vedi, per esempio il post in italiano, però puoi farci venire fuori il link che ti dice questo contenuto è presente anche in inglese, quindi clicchi e ti fa vedere il post in inglese. E ti raccoglie proprio anche le sfumature della lingua, perché ovviamente deve essere di un corso. No, lì è un contenuto che scrivi tu. Cioè, te lo traduce proprio? No, non te lo traduce, lo devi mettere tu. Cioè, lì è un plugin che ti serve per switchare le lingue, però il contenuto... Sì. Sì, tu puoi tradurre una o più categorie, anche proprio tutti i vari widget che ci sono, tu li puoi tradurre tutto. È il plugin per antonomasia delle lingue su WordPress. Sinceramente no, non me ne viene in mente neanche. Io ne ho fatto qualcuno, ma sono siti, non blog. So che si usa quello, di solito io lo uso spesso, cioè se mi chiedono il sito bilingue io uso quello, perché proprio è semplice da usare, è semplice da settare,
ed è semplice da usare anche poi a chi lo dai, perché siamo sempre lì. Poi c'è il blog o comunque il sito, è uno strumento nelle tue mani, quindi deve servirti per farti guadagnare tempo, non fartelo perdere. Se tu su un sito ci stai 3 ore perché devi trovare quella cosa che non riesci a trovare, vuol dire che non è uno strumento fatto bene. Gliela puoi mettere, esatto. Rimane uguale, graficamente rimane uguale, sì, sì, sì. Sono solo i contenuti che cambiano. E poi tu li metti in un'area che decidi tu, puoi mettere o la bandierina che cambia dalla lingua, oppure scritto italiano o inglese. Puoi scegliere il testo, quindi italiano o inglese, oppure la bandierina da mettere, o entrambi. Come vuoi, quello lì è il top. Tu lo digiti su Google, ti viene fuori, perché c'è solo, cioè quello lì è. Sì, dimmi. Allora, classicamente sì. Esatto. Allora, classicamente il blog è un diario online. Quello è nato così. Dopo, con gli anni, ovviamente, c'è stata... ognuno ha scritto... perché non è chiaro, cioè tu gli dai, cioè le cose sul web nascono, però poi prendono via, che ognuno gli come vuole. Quindi in realtà tu hai che classicamente il blog nasce così e alla fine i commenti, però ormai, cioè anche lì WordPress è la piattaforma per bloggare per antonomasia, ma WordPress è diventata la piattaforma per fare anche i siti web ormai, quindi non è solo blog. Quindi, ripeto, i commenti nel blog classico ci stanno, però dipende anche da te e dai tuoi obiettivi. Io non sono così convinta che in certi blog l'area dei commenti sia fondamentale. Sì, secondo me se tu inizi dovresti avercela, perché serve anche per la SEO, ti indicizza molto di più, eccetera. No, allora sì, ce la devi avere, ce la devi. Io devo vendere siti, cioè erano veramente consulenze gratuite che mettevo nel sito. Grazie. Un blog per l'e-commerce dipende cosa vendi, cioè quanti prodotti vendi. Più che tanti, allora no, io sono convinta che la piattaforma per antonomasia per fare e-commerce è Magento, per me. Magento nasce da eBay, quindi cioè, lo sanno far bene, solo che allora costa un casino farti fare il sito con Magento. C'è poca gente che lo sa fare fatto bene, e poi devi sempre considerare in un progetto di e-commerce che il 30% se ne va per fare il sito, il 70% per pubblicizzarlo. Quindi c'è l'e-commerce online, sì, bello, figo, però funzionano se c'è del gran cash da buttarci dentro, altrimenti io dico vai su Etsy. Io sì, basta, grazie. Ciao, grazie a te. Antonella Zaghini, info @ solo cose piacevoli. No, no,